Ero con lei. Si è sentita male e mi sono spaventato. Per questo motivo sono fuggito senza chiamare i soccorsi. È stato l'uomo recentemente indagato per l'omicidio di Francesca Migliano, un'estetista trovata senza vita il 15 gennaio scorso nel suo appartamento nel centro storico di Bologna, a rivelare questo fatto. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Francesca sarebbe morta prima di Natale, il che significa che il corpo è rimasto in casa per 3 settimane. La procura ha immediatamente avviato un'indagine per omicidio. L'uomo indagato, un 50enne di Bologna, era un amico della vittima. Dopo diversi mesi di indagini, è stato incriminato grazie all'analisi dei tabulati telefonici. Il giorno del delitto si trovava con Francesca ed è stato l'ultimo ad averla vista viva. Interrogato dagli inquirenti, l'uomo non ha negato di essere stato presente, ma ha affermato di essersi allontanato dall'appartamento dopo che Francesca si è sentita male, spaventato. La sua posizione è ancora oggetto di valutazione da parte degli inquirenti. È stata richiesta una nuova autopsia per determinare con certezza le cause del decesso di Francesca. Il risultato di questa autopsia influenzerà il corso delle indagini. I primi accertamenti non hanno escluso né l'omicidio né cause naturali, con il medico legale Paolo Fais che, pur evidenziando elementi compatibili con un omicidio, non ha escluso l'ipotesi di cause naturali. È necessario approfondire ulteriormente. La testimonianza dell'indagato, che suggerisce un malore, deve ancora essere verificata. È anche ipotizzabile un reato di omissione di soccorso da parte dell'uomo. Perché non ha chiamato i soccorsi? Francesca poteva essere salvata? Inoltre, la scena del crimine e il corpo stesso sono stati fortemente contaminati dalla presenza del cane di Francesca in casa. Tuttavia, gli investigatori ritengono che la quantità di sangue trovata non sia compatibile con i morsi del cane. Tra le nuove analisi che gli inquirenti hanno pianificato ci sono anche i test tossicologici. Nel frattempo, in attesa che questi esami vengano completati, il 50enne sotto inchiesta, assistito dall'avvocato Gabriella Moccia, ha scelto di mantenere il silenzio. Nel frattempo, il suo legale potrebbe nominare un consulente di parte. D'altra parte, la famiglia di Francesca Migliano ha affidato la propria difesa all'avvocato Chiara Rizzo. I parenti desiderano la verità, ha dichiarato il legale. Francesca Migliano era circondata dall'affetto di molti amici, ma conduceva una vita essenzialmente solitaria, con contatti sporadici con la famiglia. Ogni tanto parlava con sua madre al telefono. Proprio quest'ultima ha fatto la straziante scoperta del corpo della figlia in casa. Quando, non riuscendo a mettersi in contatto con Francesca da diversi giorni, si è recata personalmente presso l'abitazione della donna. All'interno dell'appartamento ha trovato il corpo esanime in una pozza di sangue, scena che ha portato l'intervento dei carabinieri. Le anomalie riscontrate hanno portato all'apertura dell'inchiesta, che ha poi portato all'identificazione dell'amico che era con Francesca il giorno della sua morte. Gli investigatori hanno scoperto che Francesca non aveva mai menzionato questa relazione con gli altri amici, anche se c'erano stati numerosi contatti telefonici e conversazioni tra lei e l'indagato, oltre alla conferma che fossero insieme quando Francesca si è sentita male. L'uomo, come detto, sostiene di essere fuggito per paura. Ma di cosa? Dice la verità? È fuggito per istinto o per altri motivi? E perché da quel momento non ha mai cercato di comprendere cosa fosse accaduto alla donna, optando per il silenzio?